E bentornati su Palworld, incredibile, assurdo e pazzesco, oserei dire, e c'è un motivo se uso queste parole incredibili a inizio episodio, è perché vi volevo presentare, guardate, che meraviglia è la nostra base dei poveri, perché sì, è carina rispetto agli episodi precedenti, tra l'altro guardate che figata che è, da questa montagna incredibile, guardare la vastità del mondo di Palworld. È gigantesco il mondo di Palworld, io non l'ho detto negli altri episodi, ma è bello grosso, noi siamo veramente all'inizio dell'inizio dell'inizio. Lì c'è una torre in mezzo alle nubi incredibili, c'è l'Yggdrasil, Elden Ring praticamente. Insomma, tutti i biomi sus, questo è Neko. Comunque, bentornati su Palworld, mamma mia, mamma mia. Allora, rispetto all'altro episodio ci sono stati dei passi avanti incredibili, come potete vedere la nostra base è un minimo migliorata, anche se io vivo sempre in un cubo di legno, perché non mi va di fare una base gigantesca sapendo che la dovrò o distruggere oppure che mi muoverò spesso, quindi per adesso il cubo di legno va bene. L'importante è che attorno alla base, come vedete, stanno fiorendo un sacco di cose. Abbiamo messo un nuovo campo di bacche, abbiamo aumentato i lettini, abbiamo messo la base per produrre legno e roccia. Il cervo è andato depresso e ho scoperto recentemente, mentre costruivo una roba laggiù, che per curare la depressione su Palworld devi fare delle punturine nel culetto, probabilmente. Quindi dobbiamo fare una punturina che si fa, mi sembra, col metallo, ve lo faccio vedere, e il nostro cervo dovrebbe tornare vivo e vegeto e non più depresso. Poi fa ridere che è depresso il cervo e non depresso il pal, che si chiama depresso. E lui è storto, non so che cosa voglia dire, forse non c'ha voglia di lavorare, però Leopardi è fatto così. La scimmietta ha una fame eccessiva, no, stavo guardando perché questi status fino a 5 minuti fa non c'erano, quindi tutto adesso, va bene, ok. Come avevo detto nello scorso episodio, off camera faccio le cose un pochino più noiose e negli episodi andremo un pochino più avanti. Stessa cosa la faremo in Elden Ring, ne parlerò. Nell'episodio Elden Ring incredibile, quindi direi di fare una planata incredibile e vi faccio vedere un'altra cosa incredibile che ho scoperto sempre off camera. Infatti vedrete che nell'allevamento ci sono queste meravigliose creature. Una l'ho chiamata Volpi e una l'ho chiamata Pixie. E loro sono la vita. In che senso la vita? Perché ho scoperto che loro, se le metti qui dentro, soprattutto due, ti producono sfere pal, base e frecce all'infinito. Infatti ho 144. Eccola qua, guarda che bello, l'ha appena fatta la, diciamo, l'ha creata fresca fresca per noi. Infatti ho 144 frecce e 90 sfere pal base. È una cosa incredibile. Siamo saliti un bel po' rispetto all'altro episodio. Ho farmato una marea di pal, come li faccio vedere. Questi me li voglio tenere sti punti. Probabilmente in questo episodio porteremo la base su. Oh, possiamo fare una carezzina, tipo? Porella? No, è scappato via. Niente. Possiamo farti una carezza? A carezza. Leopardi, su, a papà. Un po' di energia. Mamma, non ti è incazzato. È arrabbiatissimo. Medicine, debolezza e depressione. Credo serva fare questo per i pal, per i depressi, però insomma non è il momento, direi. Fame eccessiva. E chi gli doveva mangiare la scimmietta? Mi sono persa la scimmia? La situazione sta andando fuori controllo con i pal qui. Allora, dov'è finita la scimmia? Nell'episodio di oggi faremo anche la scatola refrigerante e il banco di lavoro, così porteremo sulla base e i punti di esperienza li useremo per vedere le cose che devo costruire, perché altrimenti devo aspettare un livello successivo come l'altra volta. Come vedete ho catturato una marea di pal per i punti di esperienza e ovviamente ho dato qualche nome simpatico ai pal che unici, tipo ho catturato Caprotto, abbiamo Melpi che si sta riposando perché oggi costruiremo la sella per il volo, quindi inizieremo anche a un sacco di cose in questo episodio. Poi abbiamo catturato Oscuro e Romano, perché è un cinghiale ovviamente, e Baffo e Ruvida. Però voglio fare un piccolo cambiamento, dato che ho la scimmietta, Bambi e questi tre messi male, facciamo una piccola sostituzione e ci mettiamo Caprotto, mettiamo a lavorare il Gufo, Romano e... facciamo un attimo un cambio, questi tre li teniamo un attimo qua, visto che mi stanno creando problemi, non va bene. Per il resto, alla fiammetta, la mettiamo un attimo qua e ci mettiamo un attimo Tempesta. Voi direte perché Tempesta? Perché adesso costruiremo finalmente il volo. Tre lingotti e la stoffa. Facciamo subito la stoffa. Non aiuta nessuno? Eminem, fantastico. Qui dobbiamo fare assolutamente, ce ne servono, mi sa proprio. Ok, ecco fatto, abbiamo fatto i lingottini. Direi di fare assolutamente, finalmente possiamo volare. Non aiuta nessuno? Sì, si buggano un po' troppo spesso, eh. Ok, però Chap ha avuto dei piccoli problemi. Appena avremo fatto questo, costruiremo gli altri due edifici, porteremo sulla base, spenderemo i nostri punti, andremo a catturare un pal sus, che non ho catturato perché voglio capire che cavolo è, l'ho visto sulla mappa, una roba azzurra strana, sembra un serpente azzurro, e poi vorrei provare a fare la palestra, se così vogliamo, la nostra prima torre. Questo, diciamo, le cose che vorrei fare in questo episodio sus, incredibile. Sta avendo un infarto la capra? No, si è ripresa. Oh yeah, ci rimettiamo Tempesta, fiammetta la mettiamo un attimo qui. Cavalca. Oh
Yeah, baby. E beh, mi sa che adesso la situazione cambia parecchio. Finalmente abbiamo il volo. Possiamo fare il cannone d'aria? Vabbè, colpo standard. Va bene, direi che... Mi dispiace che è durato solo per un episodio il trottarellare con Melpi. Guarda quanto è bello Romano che si fa la sauna. Guarda quanto è carino. Bellissimo. Bene, questa era la prima cosa da fare. Ora, seconda cosa che voglio assolutamente fare è portare sulla base. Per portare sulla base ci serve la scatola refrigerante. Possiamo fare la scatola refrigerante? Ai 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 ai. No, la scatola refrigerante ci vuole più tempo del previsto. Non la possiamo fare. Ok, 20 di quelle, cavolo. Banco da lavoro per sfere, lo possiamo fare? Possiamo fare almeno il banco da lavoro per sfere. Ok, possiamo farlo. Lo metterei in un punto sus a questo punto. Mettiamo sempre qua. Questo possiamo fare, le sfere palle, ok, perfetto, possiamo fare pure le sfere verdi, bene. L'unico problema, per quanto mi riguarda, sono i minerali. Allora, adesso faremo l'altra cosa. Voglio vedere assolutamente con voi che cavolo è questo affare azzurro. Devo abituare adesso che possiamo volare. Beh, minchia, il volo è proprio un'altra cosa, cavolo. Ok, abbiamo trovato un uovo. Uovo verdeggiante, va bene. Ti cambia veramente completamente il gioco. E lui! Quel coso lì sembra una serpe azzurra, fighissima. Possiamo pure purgarlo dall'alto. Quanto sarà forte secondo voi? Ok, è un boss. Ok, in realtà è molto debole. Ok, ritiro quello che ho detto, non è assolutamente debole. Aspetta, è un boss, è sempre un boss. Ok, 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 aspetta. Addirittura la musica è epica. Allora, riprendiamoci un attimo e lo affrontiamo in maniera più intelligente. Io direi di sfoggiare il nostro Shota. Vai Shota. Vai Shota, purgala. Ok, Shota lo sta purgando. Vai. Shota, basta, per favore. Ok, presa. Prima sconfitta del boss. Ah, ecco come si prendono i punti viola. Ah, quindi vuoi vedere che abbiamo sbloccato finalmente l'incubatrice? Sì, questo assolutamente io vorrei fare l'incubatrice. Abbiamo una marea di uova. Assolutamente prendiamo questi minerali sus. C'era un altro blocco là sopra, vero? Ok, forse. Ah, abbiamo fame, aspetta. Beh, che abbiamo fame. Buono, magna. Magna, papà. Questo era di livello basso però, paura che quell'affare che era tipo il re dei lama che abbiamo visto nell'altra puntata, quello mi sa che era troppo forte ancora per provare a catturarlo. Te le accendo io, vai, qui a lavorare, qui. Bravissima. Dove può vedere com'è sto palla che abbiamo catturato? Sarà fortissimo, cavolo. Ah, c'ha pure il simboletto del boss, ah, fighissimo. Beh, i boss dovrebbero, immagino, avere un altro proprio paio di palle. Ma lo metteremo al posto di Polaretta a questo punto. Ma è dolcissimo! Come lo posso rinominare? Sapete che mi diverto a rinominare. Lui lo chiameremo... È una femmina, la chiameremo... Neve. Solo in questi gameplay trovate nomi così originali. Questi li devo tenere in ciclopedia PAL. Come vedete ne abbiamo catturati parecchi. Chi è che ci manca da catturare? Toco Toco? Questo non so neanche dove l'ho visto. Mai visto pure questo? Ma questi quando l'ho visti? Questo sì, questo era quello piccolo di quello grosso. Sì, infatti, non ricordo. King Paga l'abbiamo visto nell'altro episodio, sembra fortissimo. Questo è impossibile, la cattura 33, ciao. Questi li ho catturati tutti 10. Con 10, di 11, 10. Questi no, 10 li ho completati. Questo uno solo, 4. La voglia cattura palla qui. Qui si stanno facendo i lingotti. Io direi di andare un pochino a esplorare un po'. E ci portiamo appresso questo affarino che abbiamo catturato. Quanto è carino. Beh, ammetto che è carino. Ah, vedi, li segna proprio i boss catturati, già sconfitto. Questo a che livello era? Andiamo un attimo a vedere, ma non penso abbiamo speranze contro questo super lama gigante. Un altro uovo, vabbè, collezioniamo uovo, ragazzi. Super uovo generico. Ah, vabbè, questo mi consola. Ah, eccolo, che livello è? 23. Ah, 23 mi sarei tosto io. 23 mi dà l'idea di veramente forte. Quanto ce l'abbiamo il nostro qua più forte? 17, 18. Non lo so. Secondo me Gimpala per adesso la vedo dura, eh. Penso non abbia sentito niente. Ah, capisco. Ok, no. Direi di andare via alla velocità della luce. Ok, ha questi attacchi veramente slow, quindi... Guarda che bastardi quelli piccoli. Lo faremo tra un po'. No, il pala non potrà. A meno che non riesco a buggarlo, però.
meno che riusciamo a fare una provata. Aspetta un po'. Ok, guarda che fame. Prepa. Ah, devo eliminare quel maledetto Melpi piccolino perché mi sta facendo veramente girare le palle. Ok, lei è andata. Aspetta, che distratto dei bracconieri. Aspetta un po'. No, io la mia idea è che questo lo volevo un attimo buggare, però non so se funzionerà questa cosa. Potrebbe funzionare, vediamo un po' se la mia idea funziona. Ma la mia idea era di fare una cosa un po' sus. Non so se funzionerà, vediamo un po'. Vai, Shota! Ok, non credo. No, in realtà potrebbe funzionare alla grande. Madonna, quanto diavolo è forte Shota? Vai, Shota! Ok. Volevo però usare l'attacco di Shota che può stannare, vedete? Ragazzi, Shota Shiny è incredibile. Non gli facciamo niente noi. Cioè, ragazzi, Shota è incredibile, lo sta facendo da solo. Ah! Ok. Niente, non sente niente, guardalo! È fortissimo! Vai, Shota! Vedete, io volevo usare proprio quell'attacco lì di Shota, vedete? Io ho anche l'arco triplo, ma questo non sente niente. Abbiamo perso Shota. L'idea mia... Ok, lei è proprio inutile, va bene. Allora, per un attimo pensavo mi lanciasse quell'affare in testa, stavo per piangere. Allora, vai, Queen! Non sente niente. Non sta andando male. Ecco, se sale è finita. Se sale possiamo proprio mettere fine a tutto. Non mi dire che ha capito che può salire perché è finita. L'ha avvelenato? Ok, l'ha avvelenato. Bene, bene, bene. Ok, vai, 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 dai, 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 potrebbe funzionare questa cosa. Ok. Non vedo niente, non so dov'è. No, 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 fratello. No, se cadi è finita, fratello. Non bisogna fare cavolate adesso. Sto facendo dei giochi che di palle che non avete idea. Ce l'ha a morte con me, questa è una cosa positiva. Vai, 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 Queen, vai. Cavolo. Adesso la fame, proprio in tutti i momenti terribili. Adesso la fame, mannaggia la miseria. Lo dovrebbe avvelenare. La situazione è molto più grave del previsto. Ok, quello deve far veramente male. Vai, 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 vai. No, 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 no. Dai, 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 dai. No, 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 no. È finita, è finita, è finita. È finita, abbiamo perso. Devi salire, fratello. No, l'ho ammazzato. Cazzo. Che peccato, ragazzi. Tutto sto culo per niente. Ma penso possa respawnare. Non penso di averlo perso per sempre. Cavolo, ci sono rimasto male. Ci sono rimasto male. No, dai, ti prego. Vabbè, che ragazzi, sono esperienze. Siamo buggati da qualche parte. Siamo buggati pure nel terreno. Fantastico. Ma io dico così, ragazzi. Che volete fare? Allora, dove ci siamo impalati? Ci siamo impalati in una costruzione. Siamo bloccati per sempre. Siamo bloccati per sempre. Perfetto. Queste sono le gioie della vita. Ok, siamo liberi. Oh, per un attimo pensavo fossimo condannati a morire dentro un geodata cattivo. Ah no, 1 su 10, quindi no. Allora, respawnano sicuramente. Magari ci metteranno una vita a respawnare, però... No, sinceramente ho sottovalutato tantissimo Neko. Non pensavo di venisse così tanto male. Sicuramente sconfiggere questi boss ti dà una marea di esperienza, quindi questo è una scoperta. Probabilmente o lo catturo off camera e la prossima volta vi faccio vedere quanto è bello il super alpaca gigante, che chiameremo King probabilmente. Allora, facciamo subito la scatola refrigerante, che le mettiamo il frigorifero praticamente, la mettiamo qua. Tanto non credo la useremo mai, però insomma. Ok, mettiamo il frigorifero qui. Finalmente possiamo portare su la nostra base incredibile. Potenziamento base, vai! Pentola da cucina, campo di grano e mulino. Ah, vediamo un po' se mi sono tenuti i punti di esperienza apposta. Allora, mulino ce l'abbiamo.
Ranch per palle, questo mi serve per farli accoppiare. Campo di grano ce l'abbiamo, ok, ci servono i semi di grano. E poi qual è l'altra cosa che vuole? Pentola alla cucina, ma ce l'abbiamo tutte e tre. Bene, allora io direi per farci il ranch. Ranch per palle sicuro. Letteralmente possiamo cavalcare qualsiasi cosa. Sfera giga, questo mi stuzzica tantissimo la sfera giga. Qua dai, fa più figo. Chissà quanto tempo ci mette. Ah, 40 minuti, ah ok, mi toccherà cominciare a lasciare aperto Palward più spesso allora. Allora, io off camera proverò a catturare di nuovo il King Pala e con lui, che mi sembra bello, bello tancoso, bello forte, andremo a affrontare la torre. Forse è pure meglio che è morto in questo episodio, così almeno me lo catturo tranquillamente, tanto ce l'ho un po' di frecce, vero, voglia. Ragazzi, io direi che come episodio di Palward intermedio ci può stare. Abbiamo catturato un boss, abbiamo ucciso un altro boss che volevo catturare più di questo affare azzurro, vabbè, è andata così. Abbiamo sbloccato il volo, abbiamo sbloccato anche la nostra incredibile incubatrice di uova e abbiamo migliorato un po' la nostra base. Come episodio ci può stare. Off camera catturerò quel dannatissimo King Pala e mi preparerò per affrontare qualsiasi cosa ci sarà in quella torre incredibile che vedremo e faremo insieme nel prossimo episodio. Quindi io vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo episodio di Palward, che è cosa con voi.